Ed eccola qui, la caponata pronta, si è raffreddata, andiamo a cena. Caponata siciliana e mozzarella di bufala. Buon appetito. La cucina quotidiana, buongiorno. Siamo a metà luglio, in piena produzione di melanzane e quindi anche qui, come le zucchine, consumiamo il più possibile. C'è una bellissima melanzana violetta. Ci farò una caponata siciliana. Praticamente una melanzana in agrodolce. Ingredienti: melanzana, cipolla, pomodorini, coste di sedano, pinoli, capperi sotto sale, olio, aceto, zucchero di canna per fare l'agrodolce, il sale naturalmente. Mi mancano solo le olive verdi che non ho, che andrò a prendere adesso. Nel frattempo taglio la melanzana a cubetti e la metto nel forno, leggermente salata con un pochino di olio. Bisognerebbe fare la fritta, però friggere melanzane è un grande problema. È difficile, le melanzane assorbono un sacco di olio, al forno vengono bene lo stesso. Quindi taglio la melanzana a cubetti e la metto in forno. Dimenticavo, il sedano che ho io nell'orto è piuttosto duro, non è proprio quei bei cuori di sedano belli grossi bianchi. E quindi adesso lo faccio a pezzetti. E gli do anche una sbollentata, qualche minuto per intenerirlo. Scubettiamo la melanzana. Facciamo delle belle fettone. E poi faremo cubetti. Ah, una teglia ci vuole e la carta da forno. Melanzana a cubetti. Un pochino di sale. Un pochino di olio e la metto in forno, 200 gradi, ci vorranno 20 minuti, mezz'ora. Nel frattempo vado a comprare le olive. Faccio a pezzetti anche il sedano, l'acqua sta quasi bollendo e lo metto in acqua bollente salata per 4-4 minuti, il tempo che si intenerisce un pochino. Perché questo è buono, molto profumato, però anche piuttosto duretto. Pronto anche il sedano, lascio scolare e vado a comprare le olive. Melanzane si stanno asciugando per bene, diamo una giratina. Quasi che ci siamo, eh? Le olive sono andato a comprarle. Mentre le melanzane finiscono di asciugarsi un po', vado a prepariamo il sughetto. Assaggiamo. Sì. Sono pronte. Melanzane sono quasi pronte. Ho preso le olive e adesso prendiamo una bella cipollina, cerchiamo di affettarla più sottilmente che possiamo, ancora un pochino, e la mettiamo a stufare in padella con un bel goccio di olio, così, padella. Nel frattempo che la cipolla sta lì a stufare, prendo i miei pomodorini, li taglio in quattro, non tolgo la buccia, perché i miei pomodori sono biologici e la buccia dà un sacco di sapore. Li faccio a pezzetti e poi cerco di togliere più semi possibili, li metto in uno scolapasta e li sbatto un pochino. Metto giù anche il sedano a stufare insieme alla cipolla. Aggiungo anche un pochino di acqua perché vedo che si è asciugato tutto. Metto giù anche i pomodorini che ho sbattuto. Li ho tolto i più semi possibili. Giù anche i capperi tritati, le olive tagliate.
Le olive ne mettiamo qualcuna in più. Giù, altre olive. Alziamo la fiamma. E adesso mettiamo giù i pinoli e le nostre melanzane. E un goccino di acqua. Un pochino di pinoli per addolcire il tutto. Così. Adesso prendo un coperchio, copro, lascio cuocere 4-5 minuti. Aggiusto di sale, ma non più di tanto perché dentro c'è roba già salatissima. I capperi, le olive erano salatissime e anche le melanzane le avevamo salate. Bene, chiudiamo e facciamo insaporire. Direi che per me ci siamo. Metto 1-2 cucchiai di aceto, alzo un pochino la fiamma per farlo evaporare. E metto anche un cucchiaio di zucchero di canna, così, forse anche un pochino meno, beh no, così, così. Mescoliamo. Gran profumo di aceto. Lasciamo cuocere un paio di minuti così e poi lasciamo riposare. Caponata di melanzane alla siciliana con capperi, pinoli, olive snocciolate, denocciolate, sedano, pomodorini e naturalmente melanzana e cipolla, dimenticavo. Spegniamo e lasciamo qui a covare. Tutto il pomeriggio. Caponata siciliana. Buon appetito.